Oggi nel palcoscenico del Museo di Pitagora presenti il tuo primo brano? Beh, per me intanto è un onore cominciare da Crotone perché Crotone è le mie radici. Poi c'è anche Roma, però io devo tutto a Crotone perché insomma è lì che sono nato come musicista, come uomo, e, insomma, le amicizie, le passioni, Crotone per me è tutto. Di cosa parla questo tuo brano? Di libertà, eh, in questo brano si ricerca quella che è effettivamente la libertà dell'uomo perché eh, è bene far ciò che si vuole, è bene far ciò che fa stare bene. Quindi, ehm, qualsiasi cosa è molto soggettivo. Qualsiasi cosa fa star bene rientra in questo brano. Quella è la California. Come si chiama il tuo primo brano? California. California che nasce da, dall'idea, appunto, di essere liberi. La California non è da intendersi come uno Stato americano, ma come uno Stato mentale e California, tutto. Anche svegliarsi alle sei di mattina per vedere l'alba è California. Andare a ballare è California. Come mai il titolo, questo titolo alla canzone? Ma perché California è già di per sé una bella parola, ma poi soprattutto ehm, la California si associa a quei lati del mondo che piacciono di più commercialmente parlando. Perché noi alla California non abbiamo proprio nulla da invidiare. E poi penso che eh, fondamentalmente sia tutto parte di un programma che pian piano devo strutturare nel tempo. Vogliamo dire chi è piramide? Piramide, piramide sono io. Piramide semplicemente il nome del mio progetto. È un nome che mi rispecchia molto. È una forma geometrica bellissima. C'è del, del Pitagora all'interno del, del nome Piramide, ma soprattutto è un nome tranquillo. Diciamo che il mio nome e il mio cognome mi piacciono molto, però comunque sentivo la necessità di rifugiarmi in un, in un nome d'arte che comunque mi rispecchiasse nel suo completo equilibrio. Che tipo di musica fai? Allora, io faccio. Non, non, non ho un genere preciso, diciamo faccio pop perché mi piace molto spaziare in tutti i rami del pop. Pop vuol dire tutto, non vuol dire niente, vuol dire eh, musica leggera, vuol dire eh, suoni particolari. Diciamo che mi affaccio più come attitudine nell'indy, però eh, chiaramente. Questo è semplicemente un, um, come dire, un conio che viene dato alla gente e quello che la gente pensa di me, io in realtà sono. Tu scrivi anche le tue canzoni? Certo, eh, questo è fondamentale, nulla togliendo al mondo delle cover perché l'interpretazione oggigiorno nella musica è fondamentale, però ehm, eh, scrivere le proprie canzoni vuol dire trasmettere veramente il proprio messaggio attraverso le parole, attraverso la musica che è un connubio eh, indissolubile. Quanto è importante per te presentare il tuo primo brano qui a Crotone? Per, penso che tu vivi a Roma e stai fuori. Vabbè, eh eh, come ho detto prima... A Crotone sono nato e a Crotone nasce anche il progetto. A Roma sicuramente spero continuerà, eh, ma eh, Crotone doveva essere diciamo, il, um, il fulcro di tutto, di tutto l'inizio. Ho registrato anche a Crotone, sono contentissimo di come stia andando e penso che non potevo chiedere di meglio.